a tutti ragazzi, benvenuti in questi nuovi video di Lego Harry Potter anni 1-4. Dopo anni ragazzi, dopo un anno che non lo portavo più. Allora vi spiego tutto, perché ovviamente il gioco era successo un impiccio strano e non partiva più. E adesso lo ristallavo qualche mese fa sul PC. Ringrazio il buon Ceneremist, che Cereminestrone, che mi ha passato il salvataggio, perché non mi andava di rigiocarlo fin qui. E niente ragazzi, ora che ho finito... niente, eravamo rimasti, stavamo nel secondo anno. E adesso dovrei preparare la pozione, quella per la forza. Vabbè, questo si crepa così. Mettiamolo qua. E scusa, ok. Ok, beviamo questa potions. Così finiamo anche questo gioco. E poi dopo vi devo portare anche Spiro, che lo stavo continuando ultimamente. Cioè lo stavo rigiocando ultimamente, perché dopo ho perso anche su quelli salvataggi. E niente, dobbiamo impararci, mi sa, un nuovo incantesimo su Lumos, credo. No, dobbiamo fare la cosa delle mandragole. Sembravo bambini appena... guardate che piccolino. No. Sentite come urla. Oh, ma che cazzo. Guardate sti finocchi qua. E niente ragazzi, io cercherò di completarlo il più presto sto gioco, perché sennò dopo sono anni che non lo porto più. E levati. Oh. Mettiamolo qui. E abbiamo imparato come maneggiare le mandragole. Anche un mattoncino d'oro. Ma che c'è su bambino? Ah, ma questo è Colin Cannon. Colin Nikon. La Nikon. Aspetta, Nikon è quella di... no, la Cannon è la cosa, come si chiama? La Cristo si chiama? La macchinetta fotografica, mi sa. Quello lì dovrebbe essere Colin Cannon, se non sbaglio. Andiamo a mettere questa mandragola lassù. Finalmente. Colin? No, Ernie McLean. Che cazzo è? 7 su 8, me ne manca uno. Dove cazzo è? È un altro personaggio, questa. Hannah Abbott. Hanna Hoppa. Hello Akbar. Hello Akbar. Andiamo a fare la cosa qua, va. Ecco il ricchione. Ah, dobbiamo imparare come pietrificare i fornetti. Che cazzo dico, i folletti da cornovaglia. Wow, è anche pelato, non lo sapevo. Benissimo, al contrario. Allora. Oh, questo incantesimo blu. Posso dire che in anni 5-7 gli incantesimi sono molto più belli. Perché sono molto più... come posso dirvi? Più seri, cioè... molto più belli gli incantesimi. Questi qui sono incantesimi, sì, ma... gli unici importanti che ci sono Expecto Patronum, Lumos e... l'altro poi che è? Wingardium Leviosa. E poi... poi boh, se ricordo. Ok, Immobilus. Ma se lo lancio a qualche persona, penso che... ah, e poi Reducto è anche importante. Ah, dobbiamo proprio andarcene, mi sa. Sì. E andiamocene.
Seguite i ragni. Oh, con le valigie, che forti. Madonna, com'è veloce. Già ho trovato la camera dei segreti aperta. Oddio. È un sasso. La camera dei segreti è stata aperta? Boh. Fanny, che c'entra Fanny? Vabbè, conversazione un po' inutile, però ci sta, dai. Il livello, vabbè, questa me la devo portare a qualcuno, ma non mi va. Dobbiamo fare praticamente lo stadio di Quidditch, eccetera, eccetera. Ma qui Hermione non ha... No, non ha ancora Grattastink, nel terzo anno. Aspettate che voglio salvare quello studente. Ah no, qui devo avere... un coso qui. Niente. Adesso si... ecco, si butta lì dentro, là. Adesso ci sarà Dobby che romperà le palle. Attento, Harry. Ecco, coglione. Oh mio Dio, i bei effetti di quando si rompono le cose. Oh mio Dio, che brutto. Faccia la McGranit. Cioè, da notare proprio i buchi come sono fatti a cazzo. Qua fa proprio capire che è Dobby, cioè subito. Allora, 1 su 4. No, aspetta, si passa. No, non si passa. Infatti mi pareva strano, non si passasse. Non so perché non mi fa più quell'effetto che girano quando si compone un qualcosa su con Wingardium Leviosa. Lumos. Ma che... oh, ma che... ah, era una parte video. Ok, ricostruiamo il ponte. Le scale, non il ponte. Qui rimettiamo sto serpentello. Hagrid, ti togli da mezzo il cazzo. Qui non c'è nulla. Ah no, c'è stato quello blu. Ok, dammi un... ok, benissimo. Tasso frasso. Oh, l'ho preso al volo. Non farmi fare questi filmati quando sto prendendo delle cose. No, è per favore. Qua mi sa dobbiamo utilizzare serpeverde. Eh sì, infatti. Qui bisogna che c'è serpeverde. Vai, l'ha preso. Boom. Oddio, il braccio. E ricade. E muore. È morto anche Dobby. Un'esplosione di merda. E il cazzo si ammoscia. Oddio.
Niente. Gli oggetti Lego non si possono. Non possono fare ciò. Mannaggia, è finita la zuppa. No, levati. Sono finiti di facciola. Ok, abbiamo sbloccato Dobby. Pensavo fosse un personaggio che si sbloccava automaticamente. Vabbè. No. Rimbocchiamo le coperte. Qui c'è Malfoy che si è fatto male, poraccio. Ma che cazzo. Ma che cazzo ha fatto? Ok, utilizziamo Hermione. Hermiognottone. Ok. Qui ci serve un folletto. Quindi non possiamo utilizzare. Cioè non possiamo aprire quel coso lì. Dobbiamo andarci tipo con qualcuno che è alla Gringot. Oddio, Hermione si è fatta male. Oddio. È morto. Oh, Viola. Però comunque non riusciamo a completarlo lo stesso perché ho saltato un sacco di cose, quindi. Andiamo a metterlo qui dentro. Ah, ma Madama Chips ha tutti gli incantesimi, vedete? Questo qui. Che non mi ricordo a che cosa serve. Poi ha ridotto. E poi qua Expecto Patronum. Expecto Patronum è troppo bello. Poi allo stesso. Sentite? Sentite che figata. Poi questo per aprire gli scrigni. E poi dopo a Hogwarts ne sbloccheremo molti altri. Ah no, ricammina sto stronzo. Ok, diamo la pozione a Harry, che si cura in 5 secondi. Ecco, è di nuovo tutto a posto. Bravo. Ecco Colin Cannon con la sua Canon o Nikon, che cazzo è? È morto. Ah, il club dei duellanti c'è. Però lo faremo nella prossima parte perché è quasi mezz'ora. Vabbè, livello completato, tanto ho liberato uno studente e non ho completato il coso, ve l'avevo detto. E niente, vediamo se c'è un altro filmato. No, non c'è. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo video su Harry Potter, Lego e la Camera dei Segreti. E niente ragazzi, spero di finire presto questa cosa perché sono anni che lo porto avanti. Quindi, ciao a tutti.